Mi sentite bene? Sì, perfetto. Bene, io sono veramente più che contento di essere davanti a questa bellissima platea dove tra l'altro conosco anche molti colleghi, quindi e, questo titolo che è stato dato è un tributo a questi tre scienziati che adesso poi vi dirò perché particolarmente questa cosa mi fa piacere proprio dirla in questo tipo di platea. Allora, andiamo subito al discorso del danno ipossico. Ringrazio molto Ronchi perché mi hai fatto una bellissima, mi aiuterà molto questa cosa della tua, hai fatto un succinto, però diciamo hai richiamato dei concetti che nello stato di ipossia, quindi con decremento della pressione parziale dell'ossigeno a livello cellulare, si attivano una serie di meccanismi che partono dal fatto di avere, vedete, una glicolisi anaerobia soprattutto aumentata con produzione di acido lattico, un decremento del pH cellulare che poi si esplica alla fine dal punto di vista pratico in una condensazione cromatinica e in una denaturazione proteica. Contemporaneamente, vedremo anche in dettaglio perché ci interessa come meccanismo di quello che andiamo a trattare, abbiamo anche un decremento della fosforilazione tipo ossidativo. E questo a cosa porta? A un decremento di quella che è la molecola che è il serbatoio energetico, ovvero l'ATP. Ma se l'ATP ha un decremento, vuol dire che le pompe, attenzione, quelle che sono le pompe di membrana cellulare tipo la sodio-potassio ATPasi dipendente, non hanno più una regolazione corretta. E quindi questo cosa significa? Per esempio, vedete sotto, un maggiore influsso di sodio nella cellula e anche di acqua che si porta dietro e già sa pensare al rigonfiamento. Inoltre si va anche a giocare sui canali del calcio, per esempio il calcio, dice, il calcio fa bene, sì, fa bene all'osso, certo, sì, sì, tutto bene, ma il calcio, ricordiamoci, è uno dei mediatori principali, tra l'altro, dei processi infiammatori, compresi anche quelli trombotici, questo vorrei ricordare, quindi il calcio, cioè, tutto bene, quando deve lavorare bene, tutto a posto, se no il calcio è va visto anche come un modulatore tutt'altro che positivo. Quindi in questo caso, diciamo, quello che è il flusso di calcio fuori dalla cellula, al contrario, bloccando questi tipi di canali, si ha un maggior influsso di calcio in totale. Quindi abbiamo, pensate, un distacco dei ribosomi dalle proteine come conseguenza del decremento dell'ATP, un rigonfiamento del sistema del reticolo endoplasmatico e infine anche un rigonfiamento, come si è detto per il discorso di iperosmosi interna, un rigonfiamento cellulare e quindi una lisi anche cellulare. Quindi tutte conseguenze. Allora guardate, tanti anni fa noi sono, tra l'altro proprio con Giorgio, quando si diceva all'inizio degli anni 2010, 2009-2010, che si va a parlare sempre di questo. Io parlavo di questo semenza perché avevo visto questi lavori che mi erano particolarmente affascinato. Ho detto, beh, sapete che New England Journal Medicine è ovviamente considerata la, diciamo, la rivista numero uno della medicina mondiale, insieme all'Lancet, per esempio, ha un impact factor molto elevato, a livello clinico soprattutto. Poi sono ovviamente a livello invece puramente sperimentale, abbiamo Nature, Science, Cell. Ora, quando, e io vi dico sempre questo, quando uno dice, ma mi chiedono colleghi, tu che cosa ti fai per aggiornarti, cosa guardi? Allora, guardate, sì, se uno va, allora, ogni professionista, dal medico, biologo che sia, farmacologo, dovrebbe leggere 8.500 lavori al giorno per potersi aggiornare. Ora, cioè, praticamente, questo, cioè, carità, si ringrazia dell'epoca telematica, però, cioè, allora uno dice, c'è un sistema un pochino, ogni tot va a guardare quelle che sono quelle riviste che hanno un certo impact factor, tipo per esempio New England fa questi bellissimi articoli di rassegna, si chiamano meccanismi di malattia, oppure drug therapy, cioè terapie farmacologiche, cioè prendono i migliori che hanno fatto negli anni dei bellissimi lavori e dicono, ci fai una sintesi? Allora, quando io vedevo questo lavoro, la rivelazione, cioè i famosi sensori dell'ossigeno cellulare, io vedi sto lavoro e mi dissi, ma quanto è bello sto lavoro, però pensai, vabbè, vediamo un po', cioè, saranno di quei lavori che vengono lasciati lì, e poi vi dico anche perché. Ma cosa disse lui? Pensate, lui lavorava addirittura con i nefrologi, facevano degli studi sulle cellule renali, guardava quello che poteva essere la tumorigenesi, tutto quello che portava un loss, cioè una diminuzione di ossigeno a livello cellulare. Lui disse, scoprì una cosa, ma insieme poi ad altri, appunto, poi sono tutti riuniti, cioè dice, in ipossia le cellule attivano un programma di espressione genica, che c'è questo fattore di trascrizione indotto da ipossia che si chiama HIF1. Allora, che significa questo? Le cellule si adattano alla condizione di ipossia, attivando delle specifiche vie di trascrizione, vediamo, intracellulare. C'è una famiglia di fattori, eterodimerici vuol dire in due, cioè dice, io da solo non funziono, se mi unisco a un altro si fa un lucchetto e si funziona.
e che sono appunto questi fattori indotti alla difossia. C'è una famiglia, sono dei fratelli, che poi sono anche i gemelli, vuoi dire quali sono i gemelli. I fratelli sono HIF 1, 2 e 3. Ora, per esempio, l'uno è stato più studiato, quello che poi ha portato al Nobel, ma anche il 2 sta venendo fuori. Ora vedremo, ecco perché ti ringrazio, Ronchi, perché poi c'è un discorso, e anche Enzo, l'amico Enzo, che i radicali non sempre fanno male, infatti. È il più studiato. Attenzione, dice, come funzionano questi fattori di trascrizione? L'HIF1 sono due gemelli. Uno è una espressione, diciamo, viene espresso in funzione della PO2 intracellulare. L'altro, invece, è costitutivo. Cioè, vuol dire, ci sono già nella cellula, però devo aspettare che il mio gemello venga attivato. Questo è il meccanismo, no? Cioè, siamo, diciamo, un eterodimero, ma io aspetto che tu mi arrivi. E quando è che mi arriverai? Quando l'audizione di cellule di dipossia lo consentono. Allora dice, aspetta un attimino. Vediamo, per esempio, là questa famosa situazione. C'è un flesso, come va vista questa curva? Perché quando uno guarda queste curve, deve sempre guardare le ascisse ordinate per capire. In questo caso, vedete, la concentrazione di ossigeno cellulare, quando questa diminuisce, scusate, quando questa qui aumenta, c'è un flesso, cosa vuol dire? Bene, cioè nel senso non viene espresso questo fattore. Cioè, vorrei farvi capire questo, più si va nella scissa verso l'aumento di concentrazione di ossigeno a livello cellulare, il flesso è all'incirca dal 4-5% della concentrazione di ossigeno disponibile, vuol dire io come HIF, come fattore di trascrizione indotto, non mi esprimo più, raggiungo un plateau di... Ma invece vedete, quando siamo sotto, e vi dico questo sotto, è sotto il 4%, ma raggiunge il massimo quando è sotto l'1%, questa trascrizione è molto molto attivata. Cosa comporta questo? Pensate, guardate i lavori, Semenza 97, si sta parlando di oltre 20 anni fa, perché giustamente per dare un Nobel dovrebbero sempre vedere negli anni l'effetto a livello biomedico che c'è stato il Nobel. Qualcuno l'ha preso anche velocemente, per esempio quando hanno scoperto poi il nitrossido, ma perché gli hanno messo appunto il Viagra? E allora subito, dopo 2-3 anni, si sono chiappati il Nobel subito, perché lì era troppo importante, capito? Allora guardate, ora questo qui, che può sembrare che già ha anticipato il collega Ronchi, uno dice, mamma mia che casino, calma, cerchiamo di capirlo. Allora, siamo arrivati al punto, dunque abbiamo una situazione di normossia, tutto a posto, giusto? Allora io ritorno un attimo indietro, vuol dire che siamo oltre per il flesso, siamo oltre il flesso. Dice, che succede? C'è un, avete visto, questa è la subunità famosa, il gemello HIF1α, che deve essere espresso. Lui dovrebbe essere espresso, ma fortunatamente c'è un enzima che si chiama a livello citoplasmatico prolinitrossilasi, lo vedremo anche come è dipendente, certamente dipendente dall'ossigeno, ma non solo, per esempio anche dall'acido ascorbico, che è la vitamina C. Ma se dici vitamina C, la gente si mette a dire, la vitamina C sembra una molecoluccia, capito? Invece un grosso molecolone, un lattone cirico importante. E allora cosa succede? In queste condizioni di normossia, la prolinitrossilasi dice, eccoci, tu ci sei, io cosa ti faccio? Ti idrossilo, è il mio ruolo, e ti prendo, diciamo, ti attacco questi due gruppi idrossilici. Perché me li attacchi? Perché poi incontreremo, tu incontrerai un suppressore, una sostanza, una molecola che si chiama proprio von Hippel-Landau suppresso, un soppressore del gene, pensate, praticamente un antioncogene. Eccoci. Cioè, colui che è presente nel cromosoma 3 e che impedisce, pensate, un'attivazione specifica che poi vedremo si esplica anche nell'oncogenesi, e dice, se tu sei idrossilato, io al lucchetto ti leggo, si chiude il lucchetto, e in questa maniera ti mando in un processo che si chiama poliubiquinazione. Cioè vuol dire, adesso con la ubiquitin ligasi, questi nomi, e 3, tu andrai a degradarti nel proteasoma. Cioè in pratica non farai danni, ti metto sotto controllo. Cioè sei in situazione di normossia, sei sotto controllo. Dice, ma cosa succede nell'ipossia, invece? Come appunto la tua figura infatti me l'ha anticipato. Ecco, lui aumenta di concentrazione a livello cellulare. Trasmigra nel nucleo, anche lì per esempio in certi testi fanno vedere che succede prima. Io invece ho trovato che succede nel nucleo, ti risulta, Ronchi? È nel nucleo, perché è costitutivo. Cioè, e trova il suo gemello, la subunità 1α. Dice, toh, guarda chi c'è, uniamoci insieme e facciamo l'eterodimero. Dice, quando siamo insieme che succede? Attiviamo una serie di, diciamo, di ovviamente una trascrizione a livello del DNA
che io faccio vedere solamente, per esempio, sul gene che produce una bellissima molecola, bellissima, ma dove dire, dipende, cioè il fattore di crescita dell'endotelio vascolare, molto buono quando c'è la vasculogenesi, molto meno buono quando c'è l'angiogenesi, per esempio le situazioni tumorali, trascrizione davanti, ma non è l'unico che viene attivato, e questo succede, bellissima questa figura, veramente bella, pubblicata su questo libro, Biology of Cancer, nel 2007, quindi erano passati 10 anni, gli studi di semenza, le cose vanno avanti, la cosa comincia a prendere corpo, ci siamo su questo meccanismo, quindi avete capito, due possibilità, normossia, ipossia, cioè ipossia, aumento di concentrazione, e vado nel nucleo, diciamo, come ci vai nel nucleo? Ci vado perché tra l'altro, appunto, ecco, attenzione, un focus su questo enzima famoso, sto parlando della prolina idrossilasi lassù, dice è importante, cavolo, è proprio lei che idrossila, dice dipende dall'ossigeno, per forza, se no senza ossigeno, dal ferro bivalente, dall'alfa chetoglutarato, va bene? Allora uno pensa, chetoglutarato, ciclo di Krebs, subito viene a pensare, e il famoso acido ascorbico ascorbato o la famosa vitamina C, perché si dice così, però qui guardate quanto è importante, quindi. Attenzione, quindi, sotto ipossia si lega, è questo. Dice però, una volta ho legato il mio gemello, è tutto a posto la mia azione su DNA? No, ho bisogno di coattivatori che si chiamano CBP, P300, infatti vedete, eccoli qua, perché non basta, loro una volta si sono uniti, se non avessero questi coattivatori, purtroppo appunto le trascrizioni del DNA sono così complesse, guardate, è una cosa meravigliosa, cioè uno dice, certo per andare bene o male basta poco, poi siamo così perfetti che è un orologio che se si, è drammatico se, allora in questa condizione purtroppo si attiva un meccanismo per cui viene, diciamo, attivato, questo favorisce il coattivatore, il legame col DNA, e non è solamente, vedete, i fattori di crescita dell'endotelio vascolare, ma c'è anche una modifica del metabolismo dello zucchero, del glucosio, una proliferazione cellulare, tanto per dire, sta parlando di questa situazione, dice, sapete, ci sono nel DNA già delle sequenze pronte che si chiamano, guardanti, elementi regolatori dell'ipossia, è pazzesco, cioè il nostro DNA già prevede questo. Cioè dice, se tu ci sei io sono pronto come substrato ad accoglierti. Mi sono dimenticato di attivare il tempo, ci ho parlato per 10 minuti, vero circa? Ora lo attivo perché io sempre faccio questa situazione per rispettare i tempi, quindi sarebbero 30 minuti da ora. Mi sembra giusto, vero Margherita? Sono... Perfetto. Perfetto, bene. Allora, attenzione, poi avvisami, sono 10 minuti. Allora, attenzione, il gioco perverso di questo HIF, dice... Perché un po' cattivello? Perché lui dice, una volta che io mi sono attivato e sono diventato HCF uno vero, che dice, come sarebbe uno vero? No, vi ricordo perché diventa uno quando alfa e beta si uniscano, Siamo uniti, ora siamo insieme e facciamo l'eterodimero, ora mi posso chiamare HIF. Cosa fa lui? Prima cosa dice, aspetta un pochino, sai che faccio io? Impedisco all'acido piruvico, vorrei ricordarvi cenni, diciamo, perché lo so che la biochimica, tutti, quando tu parli con un collega, un medico, un biologo, dice sempre, soprattutto i medici chirurghi, Enzo no, perché cioè, sicuramente era bravo in biochimica, si ricordano tutti gli esami di biochimica, se lo ricordano, perché ci sono cascati 2 o 3 volte minimo, cioè capito, perché, certo, lo capisco, anche, no, è ovvio, no? Cioè, perché purtroppo uno vuol fare il clinico, poi a me non faccio il medico e trova questa... Allora, il piruvato è, il finale, diciamo, di quella che può essere la glicolisi aerobia. Ma vedete che in condizioni può passare al lattato quando c'è un aumento di piruvato intracellulare, perché il piruvato deve andare poi nel mitocondrio a diventare acetilconzima A, per diventare poi nel ciclo di Krebs. Questo, come ha detto appunto il collega Ronchi, è giustamente premesso. Ma chi lo porta? C'è un enzima che si chiama piruvato deidrogenasi, che anche questo è un complesso trienzimatico, a dire il vero. Sarebbe un, diciamo, non è un enzima solo, una cooperazione enzimatica. Vedete che la reazione è favorita anche, quando si vede questo delta G meno energeticamente favorita. L'acido enzimatico, sapete cos'è? Parole povere, l'acido acetico, l'aceto, l'acido acetico cellulare. Cioè, l'aceto ha il 6% di acido acetico. Qui si riformano delle molecole attivate, trasformate, perché poi loro andranno nel Krebs e faranno tutta una serie di reazioni per produrre poi, entrare accoppiata alla fosforilazione, tutte cose che nei test di biochimica le capiamo solamente quando siamo laureati dopo tanti anni, perché lì per lì ci interessa superare l'esame e non si è capito una mazza.
Io ho preso 30 a biochimica, non ci ho capito una mazza veramente. Ci ho detto, ma che ho studiato io? Poi dopo, quando invece dice non hai più lo stress e l'esame, lo vai a riguardare, ma guarda com'era. Cioè nessuno aveva detto che era glicolisi, tutto accoppiato, c'è un meccanismo, il Lenning, è tutto un sacco di reazioni, ma che roba è questa lì? Cioè allora a un certo punto uno dopo lo capisce, purtroppo, sempre anche la fisiologia, sempre dopo. Allora, e quindi te la fanno odiare per questo, capito? Perché uno dice, ma che sto studiando? Allora attenzione, qui la fregatura, quando si parla di chinasi, la chinasi cioè, spesso sono inibizioni, attenzione, non sempre, ma in questo caso... Il HIF cosa fa? Attiva una sostanza, si chiama un enzima, piruvato, deidrogenasi, chinasi, fosforila lui e lo inattiva. Sentite che gioco perverso, ti inattivo, non entri più nel mitocondrio, rimani piruvato, vai allattato. Pensate che c'è anche un oncogene MYC, presente e attivato almeno nel 40% dei tumori, che lavora a coppia con l'HIF1 per trascrivere meglio questa chinasi e bloccare l'entrata nel mitocondrio. Allora dice, quando vedete, che succede? Guarda là che macello. Si attivano dei trasportatori che non dovrebbero attivarsi, GLUT1 e GLUT3. Si attivano enzimi della glicolisi, ma in senso come vogliono loro. Poi si attiva appunto questa famosa chinasi, e poi succede anche, uno dice, ma scusami, ma qui c'è un problema, aumenterà l'acido lattico nella cellula? Un problema grosso, come si fa poi ad avere il turnover di acidità? Cioè, ci pensano dei trasportatori degli acidi monocarbossilici MCT, che dice, o le anidrasi, devono fare un gioco di equilibrare il pH, se no la cellula va in un'acidosi veramente grave. Eccoci qua. Infatti, eccoli, in condizioni di ipossia, vedete, c'è l'aumento di concentrazione intracellulare, accelera i processi aerobici, aumenta l'acido lattico CO2, e se non ci fossero queste pompe, sarebbe veramente una situazione drammatica e va ripristinata intracellulare. Perché vi dicevo la situazione un po'? Il fratello, quindi guardate, questo è l'HIF, giusto? Guardiamo un attimo lo schema. Guardate il dramma sulla glicolisi, lui dice non vai, guarda la blocca l'entrata, la trasformazione in acido acetico attivato. Da una parte poi si fa tutto un meccanismo tutto suo, dice, oltre al promotore lattato, pensa che lui dice non vado verso lo stato ossidativo, ma verso un stato della via di pentoso fosfati per fare dei nucleotidi, riposio, a suo pro, che già fa pensare costruzione di cellule. Il suo fratello, quello che adesso comincia a essere studiato, il 2-alfa, viceversa fa un'altra situazione. Lui, pensate, lui blocca, dice, vabbè, uno direbbe, il mitocondrio fa ragione e dice, non mi dai il piruvato? Ma io ho gli acidi grassi, ho la beta ossidazione. Eh no, blocca anche quello. Mi blocca anche, cioè qui dice, ma come? Mi stai bloccando anche quello? E non solo te lo blocco e ti indirizzo verso la biosintesi dei lipidi. Allora dice, cavolo, lipidi, ribosio fosfato, 9 cellule. Ah, ma non solo, mi blocca anche i radicali buoni. Quelli che citavi sia tu Enzo che l'amico Ronchi. Cioè, quanto dovrebbero servire? Mi blocca anche quelli che potrebbero essere utili per esempio per la apoptosi. Blocca tutto, quindi il fratello, la coppia di fratelli fa un danno. Ecco lo shift pubblicato su Science nel 2009. Questo qui, purtroppo dico sempre che quando vengono pubblicati questi lavori a livello scientifico, prima a livello clinico, passano 25-30 anni. Cioè, è bello che i giornali subito scrivano, no? Trovata la soluzione. Dico io, vabbè, lo vedranno i figli, cioè i nipoti, cioè, non è che... E purtroppo è questo il dramma. Allora, attenzione, ipossia e infiammazione. Anche questa New England Medicine, ecco perché le famose rassegne sono molto belle, due facce della stessa medaglia. Dice, ma com'è possibile? Cioè, ve lo dico subito. Per esempio, tutti ora ormai ci hanno messo nella testa il famoso Neural Factor KB, citochina drammatica, infiammatoria, tumorigena. E pensate questo, c'è un attore, oggi verrà qui a parlare il mio amico Enzo Aloisio Antonio, prego di sentirlo perché è veramente uno spettacolo da Roma, parla come se fosse una novella, ma io lo considero il mio grande amico perché mi ha insegnato 6-7 anni fa l'importanza del macrofago, perché anche lì nei libri di scuola abbiamo studiato, poi questo macrofago, ma che serve? Poi scopri che diventa fondamentale in questo caso, ma soprattutto per l'aterosclerosi. Perché io sempre dico, anche ai colleghi clinici dopo, oh, ci scordiamo che parte dal macrofago attivato, Cielo stava bene e morto, poverino, sta bene fino a ieri, no, stava male, da 35 anni stava male, solo non lo sapeva. Quindi si è incrostato, la placca instabile si è rotta ed è morto, ma il macrofago attivato gliel'ha causata, sull'endotelio. Attenzione, quindi attenzione, endotelio macrofago. Uno dice, in addizione, cosa fa lui?
Attenzione, inibendo questa, lo vediamo subito, questa famosa PHD, che è la famosa idrossilasi, cioè pensate, questo nuclear factor KB nel macrofago, che è una cellula che se la nasce buona funziona come deve funzionare, se diventa cattiva, diventa veramente cattiva e diventa anche cellula schiumosa, una tragedia. Allora dice, lui è uno che dice, io sì che ti attivo facilmente, meno male che sono controllato da un inibitore che si chiama IKB, meno male, dice, meno male, però attenzione, che succede? È quello di gioco perverso. Lo vedete questa parte destra? Scusate, sinistra? È quello che vi ho detto prima sul discorso della normossia o ipossia, guardatelo bene, le tue subunità in maniera schematica, giusto? Vanno nel nucleo. Allora uno dice, ma che succede? Io mi accorgo che oltre a produrre questi fattori che vi dicevo, produce anche, guardate, il nuclear factor KB, ma come? Cioè va a trascrivere il DNA, il nuclear factor KB e i two-like receptor, sono dei recettori, tra l'altro, infiammatori e non solo, presenti nelle cellule. Allora uno pensa, cavolo, quindi, cioè lui produce non solo molecole, fattori di crescita, ma anche il fattore, questa potente citochina. Dall'altra parte, attenzione, dall'altra parte, lei, la citochina famosa, guardatela lì a destra, sono due subunità, lo vedete lì, P50 e P60, P50 e P65, controllate dal famoso lucchetto, cioè voglio dire questo, il lucchetto era questo qui, l'inibitore IKB. Dice, vabbè, allora sono a posto. Eh no, perché te se ti sei in una situazione di HIF, di ipossia, si sgancia il discorso della clonidrossilasi e l'inibitore viene inibito. Cioè, attenzione, l'inibitore inibito significa che si sgancia il nuclear factor KB. E lui dice, ah, adesso sì che mi sgancio, vado al lucchetto, vado anch'io nel nucleo, trovo degli elementi anch'io recettivi nel DNA, e che fa lui? È che il meccanismo perverso tramite i DNA messaggeri produce, pensate, l'HIF. Cioè l'uno aiuta l'altro, si aiutano fra di loro, una cosa veramente sconvolgente. Un bellissimo lavoro è uscito su New England come rassegna, ecco perché vi dico, cioè merita vedere queste rassegne ogni tanto. Allora guardate, in senso patologico, fisiopatologico, per esempio a livello del cuore, del ciclo cuore-polmone, guardate la situazione, già c'è una situazione per esempio di edema polmonare, ridotta ipossia, una situazione anche di possibili microtrombi, e vedete che il sangue che gli arriva anche, con una pressione parziale molto rotta, molto, molto bassa, provoca proprio, vedete, l'apertura anche degli endoteli, con fuoriuscita di liquidi, di citochine infiammatorie, e tutto questo che nel circolo infiammazione ipossia va a aggravare notevolmente la situazione. Per non parlare del ruolo che ci potrebbe essere a livello epatico, hanno visto per esempio, sapete che sono i macrofagi epatici, le cellule del Kupfer. Quando sono attivate, guardate cosa attivano, sempre con l'aiuto, tra l'altro pensate addirittura dei due fratelli stavolta, dice chi sono i due fratelli? Cioè sarebbero l'uno e il due che lavorano e provocano, vedete, in ultima analisi un'attivazione di citochine, di fattori di crescita che portano alla fibrosi, praticamente alla cirrosi epatica, alla fibrosi del tessuto epatico. Per non parlare del rene, ma proprio su questo aveva fatto gli studi Semenza. Eccolo là il discorso, guardate, una situazione veramente drastica, cioè perché oltre a un discorso infiammatorio, tutte le conseguenze sulle cellule renali, sia tubulari che glomerulari, guardate anche il famoso fattore, si chiamava von Hippel-Landau, cioè delle azioni anche che sono indipendenti dall'ipossia e che provocano la tumorigenesi renale indipendente, questo addirittura dall'HIF. E per non parlare della cute, la cute deve stare bene, eccetera, eccetera, ma guardate, quando viene espresso questo, c'è uno shift fra la formazione di cheratinociti, con l'omeostasi, diciamo, protettiva dell'epidermide, e purtroppo l'evoluzione in melanociti, con una stimolazione maligna che porta appunto al melanoma, indotto dalla cute. E allora, con molto piacere, io quando Giorgio Terziani mi ha chiamato, la fine dell'anno, cioè a novembre, mi mandò un messaggio e mi disse, guarda le notizie, dice sempre Salvini, tutta questa gente qui, cioè le notizie non le guardo io, cioè l'altro è morto, ha ammazzato la moglie poi, cioè, allora dice, no, no, guarda, dice, qua le notizie, ho detto io, no, le notizie, lui va a dire, guarda le notizie scientifiche, new scientifiche, premio Nobel a Semenza, giuro mi sono commosso, ho detto, mamma mia, sono 10 anni che se ne parla, mi sembrava averlo vinto a me il Nobel, veramente, me lo sentivo mio, ho detto. Però mi sono anche chiesto, certamente, ora cosa faranno?
perché ora è tutto da divertirsi, eh. Voglio vedere adesso come riusciranno, perché non si dice, io ho sempre detto, ma figurati se danno un Nobel all'ossigeno, ma non esiste, cioè non fa cassetta. Mi state registrando, mi rendo conto, ma mi sembra che anche l'amico Enzo ci sia andato abbastanza non leggeruccio sugli antibiotici, avevi ragione, perfettamente, lo sappiamo tutti. Allora, Semenza, Radcliffe, Kellen, grazie, veramente, perché io veramente Semenza lo sentiamo un fratello proprio. Ma guardate, lui l'aveva detto prima, l'aveva messo in dimenticatoio, l'aveva detto molto prima, ora hanno detto, ma aveva ragione però, Sì, l'hanno messo che non faceva comodo a nessuno che l'ossigeno, ma che roba è? No, da notare, gente forse non sa che lui è stato il maestro di Krebs, Senti che bella coppia che erano in laboratorio. Cioè, no, voglio dire, cioè, essendo lì dentro, ci si sentiva piccino così, ovviamente. Dice, ma l'ipossia è sempre negativa? No, perché vedete, c'è un giano bifronte, anche qui. Dipende da quanto, se vai sotto il 4-5%, quando vai sotto l'1% diventa questa qui, molto cattiva. Dipende dalla pressione parziale di ossigeno all'interno. E allora guardate, attenzione, l'angiogenesi. Uno dice, avete visto, attivava il famoso fattore di crescita, vi torna? Se l'avete detto, ma un momento, questo è espresso nel tumore, che ci sia la VEGF, il fattore di crescita endotelio vascolare, in questo caso c'è l'angiogenesi che è veramente, che è favorita, anche dalle piastrine, pensate, ma... Guardate cosa fa l'HIF a livello della cellula endoteliale, tutti questi fattori che facilitano proprio la progressione dell'angiogenesi. Tant'è vero che, pensate, eccoci, vedete? Molti tumori hanno sicuramente una PO2 bassa e la capacità di adattarsi è essenziale per il tumore. Guardate questo, una bassa, bassissima tensione di ossigeno è associata all'incremento della metastasi. Quanto manca, Margherita? 5 minuti. E basta? Sì. Perfetto, la curro. Allora, e tant'è vero che vedete l'espressione è positivamente correlata, ecco la vascolarità, che è, vedete, dose dipendente. E questo la dice lunga, quando è dose dipendente. Quindi non ce la faccio in tempo a parlare delle TET protein. Quindi vedete, guarda questo, significa aumento con decremento, aumenta l'HIF in dose dipendenza, mentre il fattore crescita, quindi l'angiogenesi. Non vi posso parlare di queste, ma vi lascio, c'è scritto tutto però, solamente per dirvi che hanno scoperto negli ultimi anni delle TET protein. Cosa sono le TET protein? Hanno detto, dice, l'ipossia, pensate, sapete, si parla sempre della metilazione, la metilazione io la sento come una figlia, perché c'era qui la mia amica, mi chiama il babbo e l'omocisteina, vabbè, cioè, allora, certo, potrei farla anche meglio questa figlia, cioè, allora, attenzione, questa, quando si dice, ma devo metilare o non metilare? Attenzione, dipende, perché hanno scoperto che ci sono delle proteine che ti dicono sì, devi metilare per avere un DNA compatto, ma stai attento a come metili, perché se mi vai a metilare quel canyon delle isole citosina prossimale alla guanina, che sono una zona, ci sono i promotori dei soppressori, del gene soppressore, cioè vuol dire, io non devo essere metilato, perché se tu mi metili parte invece il processo di metastasi. Quindi per fare questo c'è un'idrossilazione protettiva in vicino a questo. Ma queste TET protein che fanno questa idrossilazione, sapete che sono dipendenti dall'ossigeno. Hanno visto, diminuisce l'ipossia, si attiva l'HIF, non avviene più questo tipo di idrossilazione protettiva. Io però l'ho descritta tutta a modo di dispense questo, in modo che quando la leggerete... Allora attenzione, la vitamina A aumenta l'espressione di questa, la vitamina C le potenzia, vedete quante situazioni, l'acido folico, pensate, anche, pensate in via indiretta, passando attraverso questa cascata, diciamo, di modulazione, di traduzione del segnale, blocca l'HIF, quindi non più la vitamina B9, l'acido folico come azione nutrizionale farmacologica, nutraceutica. Allora, finale. Siamo qui, c'è un motivo. Io perché mi sono interessato di ipossia? Perché da tanti anni ho conosciuto l'unica molecola che secondo me funziona, il deatrosulfazzina. È l'unica che riesce a dare questo. E vedete, quegli studi, quando io, Giorgio, mi parlava di questa, pensate, 99, sono 21 anni, lo sopporto, che lui mi sopporta. Però insieme abbiamo fatto anche delle belle cose, abbiamo conosciuto anche un sacco di gente, tutto sommato siamo... Cos'è Giorgio? Cos'è Giorgio? Terziani è un catalizzatore, un enorme catalizzatore, i test di biochimica forse un giorno ti riporteranno. Facilita questi contatti tra colleghi e tutte le cose belle, anche Enzo, tutto sommato, l'ho conosciuto tramite Giorgio Terziani. Ma cosa fa questo deatrosulfazzina? Aumenta l'espirazione. Ma guardate cosa fa, c'è chi l'ha detto questo, che blocca l'espressione dell'HIF? Guardate chi l'ha detto, la professoressa Ferrero di Milano.
Cioè che quando lui mi disse faccio un lavoro con la professoressa Ferrero, disse per l'amor di cielo, sei morto. Sei morto perché questa è una scienziata che cioè, non c'è, non sta scherzando. E invece che lei era scettica, tu mi dicevi guarda stai scettica, ma vediamo un po', occhio perché questi quando una volta sei piombato, Invece ha fatto un bellissimo lavoro dove ha proprio puntualizzato molto questo aspetto qui. Cioè lei è arrivata a queste conclusioni molto belle, lavorando, pensate, sull'endotelio, ecco le conclusioni a cui è arrivato, vedete? Cioè non solo il blocco delle specie reattive, ma soprattutto, vedete, del blocco dell'HIF-1-1. E poi, a questo punto vi dico sempre, quando due laboratori che sono indipendenti scoprono la stessa cosa, la cosa mi fa pensare, vi torna? Cioè, uno a Roma, uno a Milano, lavora per conto loro. Ed eccoli là, chiudo, Margherita, c'ho proprio... Allora, Roma va per conto suo, proliferazione cellulare, apoptosi, e lavora sullo stesso fattore. E cosa scopre l'originella di Roma? Uno, un meccanismo apoptotico che si basa sull'attivazione delle caspasi e frammentazione del DNA nucleare. Eccoci là, i risultati. Ottimi. Cioè, praticamente, l'apoptosi è favorita, questo è importante, con l'uso del tetrosulfazime. Vista anche la frammentazione del DNA, quindi fatta con l'elettrofocusing, per esempio. Sull'HIF, il famoso HIF, ecco i risultati del tetrosulfazime. Cioè io sono rimasto veramente, ho detto, cavolo, ma tant'è vero quando ho visto il lavoro dissi, ma hanno fatto anche questa prova? Certo, hanno fatto anche questa, cioè Roma e Milano hanno fatto questa prova. E poi uno dice, e il metabolismo cellulare? Eccolo qua, blocca i famosi trasportatori del glucosio che non dovrebbero attivarsi, che portano purtroppo la glicolisi in senso anaerobio. Quindi un ripristino di questa situazione. Allora dice, ma bloccheranno anche la produzione di lattato, perché piruvato lattato, esatto. Tutto tornava dal punto di vista glicolitico, vedete? Eccoci. Quindi ci si cerca di riportare lo shift verso il mitocondrio. Ecco perché. E allora pensate, anche un'altra situazione, la disponibilità di ossigeno migliora. Lo sapete che la resistenza molto spesso alla radioterapia è dovuta alle cellule, lo sai, penso, che cercano, cioè trovano, cioè si ossigenano meno, fanno una specie di nicchia che cercano di essere resistenti all'azione dei. E questo invece è una sensibilizzazione che viene è fatta proprio dal detrosulfazime, che è l'effetto ossigeno, che aveva scoperto proprio Warburg. E allora vedete alla fine quali sono le azioni: aumento della PO2 cellulare, diminuzione del fattore ipossio conseguenziale, una glicolisi che va verso la direzione aerobia e non anaerobia, per aumento della possibilità, quindi aumento dell'ATP, infine apoptosi e diminuita proliferazione, cioè controllo della proliferazione cellulare. In ultima analisi, quindi dico, concludo e dico, allora, quando si valuta un prodotto, una sostanza qualsiasi, bisogna essere molto critici, guardare la letteratura, sapere come è fatta e chi l'ha fatta, soprattutto, perché tante cose vengono dette, ci vorrebbero 9.000 lavori al giorno da leggere, ma se siamo, guardiamo un po' realmente, siamo critici anche nel guardare, e soprattutto una cosa importante, se più laboratori indipendenti arrivano allo stesso risultato, la cosa fa pensare. Questo è un messaggio che vi do nel finale. E vi ho un po', diciamo, sballottato con qualche... Però penso che, cioè, riguardando poi le esperienze, insomma, su questo meccanismo dell'ipossia e perché c'è stato giustamente un Nobel dato, credo ci sia da riflettere in maniera positiva. Grazie e l'attenzione.